E da quanto tempo ti ha lasciato? Sono alla settima settimana. Dodicesima. Io voglio la vendetta. Dobbiamo farle piangere. Gli menamo. Ma che gli menamo? Le lasciamo. Io devo conquistare la tua Sara e tu devi conquistare la mia Federica. E poi le lasciamo. Io ho vinto la spiga d'oro. Io sono un attore. Sono un attore! 200 euro. Quando iniziamo? Amici di Weekend Dance, è un piacere rivedere un grande qui a Napoli, Vincenzo Salemme, soprattutto testimoniato anche dal fatto che ci sono più di 300 ragazzi nella sala esterna del modernissimo Napoli. Sì, guarda, mi sembrava di essere una star del rock, affacciato al balcone con Bucci Rosso e Paolo Calabresi. Mi è sembrata veramente, mi hanno dato una gioia quelle urla dei ragazzi, sono troppo bella, sono troppo bella. Assolutamente, quindi per loro il mondo va bene, non mi lasciate mai, se mi lasci non male, non sia mai. Bravo, non sia mai, soprattutto voi spettatori non mi dovete lasciare perché devo tutto a voi, io senza di voi non esisto, quindi grazie. Allora, film interamente registrato a Napoli, lui è di Bacoli, diciamolo, dalla provincia di Napoli, ha detto adesso lo faccio a Napoli, perché girare delle esterne a Posillipo, a Chiaia, al Vomero, insomma, impreziosisce anche di più la scenografia, no? Ma molto, molto, è una città che va accarezzata con le riprese, perché è una città che è molto femminile, Napoli, trovo, e le piacciono proprio le tenerezze. Se lei volesse accettare di venire a cena con me una di queste sere... Accetto molto volentieri. Ma scusa, ma Federica ha accettato il suo invito a cena così? Ma è proprio una... Una zoccola. Si ride pochissimo, Vincenzo, in questo periodo. Ma secondo me sempre, la vita reale fa ridere poco, purtroppo, per cui al cinema quando si ride il pubblico è sempre felice. Si ride ma anche si riflette in qualche modo, lo stesso che Cozzalone fa riflettere sulle nostre debolezze, sulle nostre fragilità. In questo film mio si parla di amore deluso, per cui si parla di debolezze. Quando si ride sulle debolezze è un modo per esorcizzarle. Bravo, poi Se mi lasci non vale una canzone di 40 anni fa che cantava Iglesias. Grande Julio. Ma quello che conta tra dire il fare è sapere andare via ma saper ritornare. Bravo, quella, quella là, proprio quelle parole là dette con quel vibrato. Io dove dormo? A casa tua. Mi devo entrare nel personaggio, come ci entro? Arapa la porta e entri. Mi piace solo che non mi stia vedendo nessuno. Chi ti deve vedere? No, sono passi Woody Allen. Sa che rasate che si fa? Non posso non chiederti una cosa su un grande uomo che è scomparso qualche mese fa, dove tu hai vissuto con lui la vita artistica, quella privata, prima col papà Edoardo e poi con Luca De Filippo, quindi qualcosa me la devi dire su questo grande uomo che purtroppo ci ha lasciato. Ma ti dico soprattutto che eravamo amici fraterni perché abbiamo fatto le prime esperienze insieme, perché io sono entrato nella compagnia di Edoardo che ero proprio giovane, sì, avevo nemmeno 20 anni e Luca ne aveva poche di più perché aveva meno di 30 anni, però mi sembrava il mio fratello maggiore perché anche, insomma, abbiamo iniziato con le stesse timidezze, le stesse emozioni, per cui quando è così si diventa amici per sempre, per cui per me, anche se non c'è più, è il mio amico. Un bel ricordo anche a Luca De Filippo, quindi. È un bellissimo ricordo, mi dispiace solo che non c'è più. Stai tranquillo, non ti agitare, appena arrivi là fatti vedere sereno, rilassato, respira, respira di diaframma, fammi sentire come respiri tu. Ho le branchie. Ah, un attore che non respira muore. Ah, una buona respirazione aiuta a vivere meglio. Le parole vanno scandite, vanno dette intere, non vanno spezzate. Sei un uomo ricco, di potere. I poveri smagnano le parole. Dove vuole che l'accompagni, signore? Ma che? Esercizio di dizione. Ostruisci l'apparato fonetico con un ostacolo, poi elimini l'ostacolo e le parole fluttuano che è una meraviglia. Prova tu. Ma che schifo. Fa schifo? Vi incontrato un'altra volta con Salemme nella speranza di vedervi presto a teatro insieme, perché vi manca questa cosa. Però il film è molto bello, una bella commedia, si ride, tu sei qualcosa di straordinario, l'ho visto il film, veramente basta soltanto guardarti e finalmente in questo periodo dove si ride poco, si ride finalmente tanto. Sì, insomma, forse questo personaggio dell'attore è stimolante, devo dire, mi ha stimolato all'inizio, insomma, è venuto fuori questa immagine di attore anche abbastanza tenero, insomma, abbastanza rassegnato a una vita complicata, che è quella proprio del mestierante, cioè proprio dell'attore che cerca lavoro, che cerca l'occasione. Proprio positivo, che ha voglia proprio. Che ha voglia, che non ha grande talento probabilmente in questa
quello che io interpreto non ha grande talento e cerca proprio l'occasione della vita e pensa di averla trovata in questo stranissimo ingaggio che gli viene proposto da questi due cinquantenni in cerca di vendetta. Insomma, lui crede di aver trovato l'occasione della vita, invece è soltanto l'interpretazione di un autista. Sì, è un autista, ma è anche un consigliere, un tuttofare, un grosso personaggio, ci stiamo lavorando. Ah, quindi diciamo un personaggio ancora work in progress. In progress. Molto bene. E che vi volevo dire, in che teatri andremo a interpretare, a recitare? No. Nessun teatro. Nessun teatro. Come, non ci sta nei teatri? No, nel teatro. Senso che è uno spettacolo itinerante. Ah, molto interessante. Quindi sarei un artista di strada, una specie di teatro off. Molto off. No, una sorta di reality. No, io reality non li faccio. Perché? Per questione di immagine non ne posso fare. Che vuol dire? Lui dice reality nel senso di realismo, sì. Neorealismo. Ma che è una cosa vera. Succede. Scusate, facciamo capire buono. Allora, è una sorta di fiction reportage di un autista che conviverebbe col proprio passeggero? Allora, cioè, scusa Paolo, come hai detto che si chiama? Alberto. Alberto, senti. Giorgiazzi. Alberto Giorgiazzi. Alberto Giorgiazzi, ma c'è assonanza con Giorgio Albertazzi o sbaglio? Quasi un anagramma. Vabbè, diciamo. Alberto, si tratta di fare per pochi giorni l'autista, il maggiordomo, il cameriere del cavalier Ludovisi. O vuoi fare sì o no? E quindi è ben poco rispetto alle sue ambizioni. Diciamo, per i cinquantenni c'è questo rischio che si può essere lasciati dalla rispettiva compagna, degli amici magari che poi si incontrano e ne parlano. Come no, il rischio è dietro l'angolo, insomma, con tutti i rapporti che finiscono, iniziano e finiscono nel giro di pochi mesi, di un anno, insomma, per cui il rischio c'è. È ovvio che il tema è attuale, riguardo alla vendetta è un po' meno attuale perché non so fino a che punto, insomma, un 50. Tra l'altra cosa è abbastanza reale. No, beh, diciamo che è una vendetta molto molto lieve, leggera, insomma, abbastanza giocosa, goliardica. Allora, prima di tutto io non tollero il tono sarcastico di questo signore. Ma per favore. Che tra l'altro io neanche conosco. Sono un amico di Paolo. Passa manca per la capo. Quindi se c'è uno straccio di contratto mi fa piacere. Altrimenti, arrivederci a casa. No, Alberto. Paolo, io non mi aspettavo una cosa del genere da te. E hai ragione. Hai capito? Io non sono stato mai offeso in questo modo in tutta la mia carriera. E ti chiedo scusa. Io ho vinto la Spiga d'Oro. Lo so. Come miglior figurante del cinema italiano. Ma vuoi che non lo sappia? Io sono un attore, Dammi una sola ragione perché io dovrei prestarmi a una fetenzia di questo genere. Un solo motivo. 200 euro? Ma mica al giorno. A settimana. Ah, ecco, volevo dire io. E quindi non accetti? No, accetto. Quando iniziamo? Ah, accetti. Sì. Ah, io solo venerdì mattina non posso. No, tutti i giorni. Dovrei avere... La matricola Empals. Che cos'è? Na trovo mai. Finalmente si ride in questa commedia, cioè finalmente poi basta anche andare proprio nel reale, perché la commedia serve appunto quello di fotografare delle immagini, delle storie che poi sono purtroppo reali. Sì, sono purtroppo reali, come purtroppo la vita certe volte è fatta di dolce e di amaro, e questa è una storia ben scritta, ben fatta, ben realizzata secondo me, perché proprio contiene tutti gli elementi, cioè non è una comicità pretestuosa, e la storia è anche commovente, è profonda, anche un po' malinconica, c'è uno strato di malinconia su tutto il film, c'è tutto, diciamo. Perché questi sono tre cinquantenni, ma in realtà sono dei ragazzini mal cresciuti che fanno un giochino stupido che poi alla fine si rivela anche sfiorare un po' la loro piccola... Io non la chiamerei proprio vendetta, però. Perché non gli riesce, sennò sarebbe stato, ma insomma in realtà poi non riescano a fare quello che vogliono. Insomma. Perché bisogna andare al cinema e vedere questo film Se mi lasci non vale? E così vi fate due ore, un'ora e mezza di grande divertimento e anche un po' di commozione. Assolutamente. Poi... 40 anni fa il grande Iglesias che cantava Se mi lasci non vale, come faceva? Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, lo devo fare tutto. No, ma quello che conta tra il dire e il fare, sapere andare via, ma? Dove, com'è? Ma? Saper ritornare, è vero, sì. Se no. Tutti al cinema, grazie Paolo. Va bene, mi impara la canzone. Io voglio la vendetta. Dobbiamo farle piangere. Gliemenamo. Ma che gliemenamo? Le lasciamo. Io devo conquistare la tua Sara e tu devi conquistare la mia Federica. E poi le lasciamo. Io ho vinto la Spiga d'Oro. Io sono un attore. Sono un attore! 200 euro. Quando iniziamo? Oddio! Se lei volesse accettare di venire a cena con me una di queste sere... Accetto molto volentieri. Ma scusa, ma Federica ha accettato il suo invito a cena così? Ma è proprio una... Una zoccola! Io dove le dormo?
a casa tua. Mi devo entrare nel personaggio, come ci entro? Arapa la porta e entri. Mi piace solo che non mi stia vedendo nessuno. Chi ti deve vedere? Non so, passivo di Allen. Sai che risate che si fa?